Con Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, parliamo di un tema molto importante contenuto dentro il decreto legge Sostegni Bis ed è il tema che riguarda la revisione delle regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi ordinari. Precisiamo innanzitutto che qui stiamo parlando del testo, peraltro provvisorio, del decreto legge. Aggiungiamo anche che questo decreto legge deve essere esaminato dal Parlamento ed è anche molto probabile che proprio su questa parte il Parlamento voglia dire la sua e quindi voglia anche apportare delle modifiche più o meno importanti, perché è un tema di grande rilevanza, cioè le regole sui concorsi ordinari contenute nel decreto legge Sostegni Bis sono regole che dovremo utilizzare per i prossimi anni, quindi sono regole importanti, vanno calibrate bene, vanno costruite bene perché non è che ogni 6 mesi le possiamo cambiare. Ecco, quindi sentiamo da Marco Campione quali sono al momento attuale le regole introdotte dal Sostegni Bis e poi vediamo come il tema verrà affrontato nel percorso parlamentare. La norma cosa dice? Dice che per i concorsi a regime, se tu vieni bocciato, non lo puoi ritentare l'anno dopo, perché Certo. la norma stessa dice anche che questa procedura verrà ripetuta ogni anno. Allora, le criticità sono evidenti. Il fatto che dica che si ripete ogni anno non vuol dire che si ripete per davvero ogni anno. Quindi tu mantieni questa norma, poi fai il concorso successivo, lo fai dopo 4 anni, e poi quello dopo ancora, ma anche fossero dopo 3 e quello dopo ancora, quindi dopo altri 3, vuol dire che questo docente per 6 anni non può riprovare il concorso. Questa cosa è folle. Il secondo tema più generale nel quale si vuole intervenire, cioè spero e credo che si possa intervenire, è il concorso ordinario, per l'appunto, che è la terza grande macro riforma, diciamo così, contenuta nell'articolo 59. Perché ripassiamo, l'abbiamo detto, c'è una parte che riguarda il GPS, una parte che riguarda i concorsi, diciamo, tutte le procedure del passato, c'è questa piccola cosa che riguarda le STEM, e poi gli ultimi commi cambiano il concorso ordinario, prevedendo sostanzialmente un test a crocette per tutti. L'orale per chi passa il test a crocette, a quel punto si valutano i titoli, a quel punto si fa un nuovo anno di prova. Questa è la nuova procedura uguale per tutti. È oggettivamente, secondo me, problematica fatta così. Peraltro non ho nessuna garanzia che mi consenta davvero di fare un concorso ogni anno, perché se i numeri sono quelli che abbiamo detto, insomma, non ce la farò, non ce la farà lo Stato a fare un concorso di questo tipo ogni anno. E passami una battuta, invece che, cioè nel momento in cui si dice che il concorso ordinario e i percorsi straordinari devono avere delle difficoltà simili e delle modalità simili, invece che rendere più simile la parte straordinaria a quella ordinaria, cosa opinabile, però è un criterio, se non altro per alzare il livello della selezione, qui si fa il contrario, cioè si rende il concorso ordinario identico nei fatti a un qualunque concorso straordinario semplificato e riservato. Onestamente, credo che il Parlamento possa intervenire per cambiare questa cosa, immaginare un altro, tanto non impatta sull'avvio dell'anno scolastico, perché stiamo parlando dei concorsi a regime, e quindi io credo che si possa provare in Parlamento a costruire un meccanismo di concorsi ordinari più semplice di quello di oggi, perché sicuramente va semplificato il percorso, ma contemporaneamente anche che non sia un test a crocette. È curioso che oggi leggevo una dichiarazione condivisibile della segretaria Gissi della CISL Scuola, nella quale dice dobbiamo uscire, vincere il tabù che il concorso sia l'unico modo per selezionare per merito. Io sono d'accordo, parliamo di qual è il modo migliore per selezionare i docenti italiani, però penso che possiamo tutti convenire sul fatto che se devo scegliere tra un concorso dove si fa una prova scritta composta da domande a risposta aperta e un concorso dove si fanno domande a crocette,
Forse mi viene da dire che un modo più corrispondente alle finalità del concorso, non c'è un modo migliore o un modo peggiore, però per selezionare un docente forse sono meglio le domande aperte, la prova simulata di lezione, l'osservazione sul campo del suo lavoro durante l'anno di prova. Cioè, questi sono i modi in cui si può selezionare un docente. Un test a crocetto, onestamente, mi sembra davvero svilente della professionalità. Quindi spero davvero che si possa intervenire.